Ragazzi, iniziamo super bene la mia notturna. Questo qua è un power bank, dovrebbe ricaricarsi con il sole. Praticamente si è distrutto, guardate qua, si è scollato tutto, porcherie cinesi, e non è di quelli economici. Comunque funziona ancora, speriamo bene, e se no non posso fare video se domani non riesco a caricare, in nottata non riesco a caricare. Io adesso preparo pioggia e parto. Sono belle che le 6:30, faccio una camminata di 3-4 ore da trovare un buon punto a dormire. Dai che siamo pronti, vi faccio vedere il carico, poi parlo perché ho già rischiato troppe volte di prendermi un calcio. È pieno di tafani, lei scalcia, dovrei aver messo tutto, gli scarponi li lascio qua, la mia tenda lì, così, il sacco a pelo, viveri, pieno le borse, caffettiera, caffè, croissant, carica batterie, cartina, ho preso tutto. Bon, partumma. Sono le, dopo ve lo dico che ora è perché è tardi. Partiti, allora sono le 18:55, che ora questa deve andare giù, ma mi dunga, prova ne andare giù, si è andata giù l'altro giorno al ritorno da lì. Provati a girare giù, poi vedi. No, vuole girare giù, brutta stronza. Si vede che non ha tutte le intenzioni di andare su. Comunque, partiamo per la notturna. E qualcosa sarà. Ciao ciao. Ho trovato dei ragazzi, delle signore che mi conoscono. Di dove siete voi? Murazzo. Ah, dal Muraz? Ah, boh, Genola? No, Rum. Ah, i Rum, de Cuni. Oh, boh. Allora continui a guardare i miei video, eh? Va bene. Guardi, domani se va di penega il video, perché ha messo stravacata che parte. Ma di persona. Beh, quelli l'autografo. Tipo lì, da tallone. Ah, di stare lì. Buon rientro. Ciao, sì, ciao. Ciao. Sto ad allungarmi tanto qua con il video, perché comunque è fresco di venerdì che sono passato qua. Sto arrivando al primo bivio per il Valmiana, quello che praticamente è la mulattiera è tutta franata, non si può fare. Poi vado in direzione Valasco e il sole è già tramontato sul Valasco. Pensavo di arrivare un po' prima, invece qua è proprio una conca, montagne alte sui lati. Ice sarà perché è la seconda volta che fa sto percorso, non si è ancora staccato. Gira lì nel raggio di 10 metri, di solito va un po' più avanti, invece va a conoscere qua. Ah, qua ci sono gli asini, il pezzato. Tutti i parenti, pioggia, sono tutti qua da un'altra sera, l'altro pezzato. Dai. Non ti considerano, eh? Piana del Valasco, 1763. Sono a riposo. Uè! Che po'! Sono puledrini questi. Ciao, ciao, ciao! Oh, che bello il pezzato lì. Un painter. Curiosi, siete curiosi, va. Dopo va, se no eravamo a P. Guarda lassù dove dobbiamo andare, pioggia, dove c'è il sole. Siete a beccarlo, ma ci sono le trotte che moscheggiano. Penso che si dica così perché ha anche preso il nome la pesca a mosca, è una tattica molto bella. E visto lì le trotterelline che saltano fuori. Ice vorrà fare come gli orsi e prendere il volo proprio.
preferisci giocare con le pietre. Vediamo se c'è qualcuna che esce. Ho già viste un paio, ora che non posso star lì a registrare il tutto. Comunque sono arrivato al Valasco, sono le 7.35, una mezz'oretta fra una ciancia e l'altra con i camminatori. Quindi qua è una passeggiata per famiglie, bambini, molto facile, tutta strada abbastanza, non c'ha quei dislivelli in pochi metri, è lunghetta però molto molto pianeggiante. Hey guys, dai, Numa. Boh, non ricordo neanche più dall'altro giorno, il lago inferiore di Vascura, 1 ora 45, quasi quasi potrei andare a dormire lì, vediamo. Allora, facciamo una zoomata sul Valasco. Faccio sentire il canto degli uccelli, che a quest'ora si sente maggiormente rispetto a durante il giorno. Come attacco a filmare, smettono di cinguettare, di fischiare. Voilà, siamo alla piana superiore del Valasco, quindi è finita praticamente tutta la conca. Ma quando uno arriva qua dice sembra impossibile che ci siano delle mulattiere che una volta erano carrabili che si inerpicano in quelle rocce, sembra tutta una parete di roccia, invece c'è la mulattiera, la vedo già là, devo fare un giro della Madonna, la mulattiera è lì, devo fare un giro in tutta questa conca qua e vabbè, andiamo avanti, sono quasi le 8. Io ho finito anche la piana soprana, la piana superiore qua del Valasco, adesso prendo a salire. Ah, sono arrivato al bivio per il Cuesta, adesso guardo un po' le tempistiche così sa regolarmi. Allora, questa un'ora, ok. Lago Portelte, Klaus, questa, Vascura, Bassa del Drus, un'ora, vado all'inferiore di Vascura, adesso vedo che ore sono. Duma, dai. Qua il clima cambia di brutto vicino alla cascata. C'è addirittura un po' di vapore che ti arriva addosso. Io, Valasco rimane laggiù in basso. Diciamo che abbiamo fatto strada, tanta strada, in un'ora e un quarto. Buongiorno. Ero al mattino col sole, non l'ho visto, adesso zoomo e vi faccio vedere il Cuesta. Se riesco a beccarlo, eccolo lì, non so se vedete il tetto sotto quella punta che c'è ancora il sole, quello lì è il Cuesta. Domani al ritorno, senz'altro non scendo a Livio Bianco perché poi ho il camion qua alle terme di Valdieri, da Livio Bianco arrivo a Sant'Anna, dovrei cercare l'auto, fare autostop, pioggia a Duma, quindi se riesco a raggiungere il Valdiana domani pomeriggio per pranzo vado a questa. Pianura c'è di nuovo foschia, gran calorie qua, io sono ancora smanicato, le temperature si stanno abbassando però si sta ancora bene.
c'è vento, vedete, però è un caldo anomalo. Sono a quota 2100, vi faccio ancora una zoomata al questa, e là è già ammontato il sole. Adesso è solo leggermente più vicino, si dovrebbe vedere un po' meglio. Adesso vado avanti, mi pare di ricordare che qua nella valletta ci sono delle strutture, ricovero di pastori o qualcosa del genere. Penso che mi accampo lì, così non è ancora buio, sistemo pioggia. Questa notte provo a farmi la scoperta di nuovo di lasciarla libera, a vedere se domani mattina sono a piedi o se è lì che pascola. Ma dove c'è il ruscello che scende, c'è temperatura e gelida. Guardate che muri qua, roba di 150 anni. Qua devi salire, pioggia. La galleria che avete visto nel video precedente riguardo qua al Vallasco, quello di venerdì. Il Vallasco si vede appena dietro al costone di roccia. Che panorami. Non ho ancora visto Stambecchi e Camosci qua in una zona. Adesso escono per pascolare. Dai, pioggia, nuba, che pascoli anche te. Senza il sole vai sul ponte. Senza il sole del mattino che riflette, cambiano i colori, cambia tutto. Guardatelo lì che sta pascolando, mi ha visto. Chissà quanti ce ne saranno. Adesso va là nelle rocce al riparo. Penso che mi preparerò per accamparmi qua, vorrei arrivare ai laghi di Valscura, dove, come ho detto, ricordavo che ci sono dei muri, ci sono delle casermette, ecco lì, se le vedete già, ok. E sono a 2200 metri, mi pare che possa andare bene, è una conca abbastanza riparata. Pioggia all'acqua, ice anche, ice, ho dimenticato le crocchette, dividerò un po' delle mie provviste. Adesso vado a vedermi le altre come sono, se sono migliori. Casarma diroccata, là dietro ce n'è una un po' più sistemata, col tetto, vai pioggia, dai. Là c'è la mulattiera che dovrebbe portare a questa, che farò poi domani. Adesso andiamo a vedere qua com'è, che mi metto in un posto riparato, lì ci sono dei muretti, perfetto. Mi tiro il mio telo, andiamo a vedere, dovrebbe esserci il lago. Se riesco a farvi immaginare, guardate, arrivi all'altezza. Aspetta, pioggia, fammi leggere i cartelli qua con gli amici.
2274, lago di Valascura, quello inferiore. Allora, non so se mi spiego, qua ci sei, non sono solo, ci sono altri che si accampano. Ciao. Possono bastare queste immagini che io dormo qua. C'è la neve lì vicino, c'è ancora il nevaio, temperature sono abbastanza bassine. I due lì, adesso vado a fargli due parole, hanno il piumino. Vi butto con l'ultima video, eh? Ciao. Attaccato a quella lì è quello che fa per me, cioè i paletti per le piogge attraverso. Dai, 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 sbavi, andiamo. C'è il muretto riparato, c'ho i paletti per attaccarmi il telo, cosa vuoi di più dalla vita? Oh, che bella, perfetto, perfetto. Ci avrei anche il recinto per pioggia, no? Dai, dai. Ok, adesso ti disello, ferma, mangi qui l'accampamento. Questi pali qua sono perfetti, ho già legato il telo, pioggia è libera, sperando che non vada via. Ice non so dov'è. Adesso ho iniziato a tagliare un po' d'erba, butto l'erba sotto così dormo sul morbido, poi comunque tutte le giacche, tutto, avanzo materassini che fanno solo peso e ingombro. Ho preparato la tenda, adesso tiriamo fuori il sacco a pelo, l'altra è lì fuori che mi guarda, diceva che stile Matt. La pioggia, posto più bello non potevamo trovare, bastava che scappe Sden. Sono super coperto, benissimo. Adesso mangio, tiriamo fuori tutto. Va che gioca con l'acqua, con le pietre. Ora adesso, bello che è sistemato. Pioggia, è lì per il momento, non va via, mai senza di me. Non va via da nessuna parte. Eccici. Qui, questa per testa. Cosa per testa. Eh sì. Dai. Hai da mangiare. Da mangiare. Fatti vedere. Al lago di Valascura, il lago sono lì, adesso sono un metro più basso, non si può vedere. Momento perfetto, adesso già tirato fuori le birre, ho preso la verde e la blu, i croissant per domani mattina, i fagottini al cioccolato, ed è già manca niente. Ora dovevo, ma sì, sa, devo posare il telefono. Dimmi, ma però fate in giro, eh? Mi sono preparato il tavolo, non posso non far sentire il botto, perché non ho avuto il tempo di togliere la gabbietta. Sì, sì, sì. Pan, salame, formaggio, cosa vuoi di più? Niente. Ho anche una piccola chicca che dopo vi faccio vedere. Guarda, dopo sta la che mangia tranquilla, non so se la vedete, bellissima. Basta con le pere, scendi lì, pioggia, si gode la vista, là, lago de Valascura, 2002 erotti.
venticello abbastanza frescolino. I miei compagni di albergo sono là che prendono la frescura. Sarò più abituato alle temperature, sono ancora in sandali, così vi documento anche il tramonto, la notte. Ora vado avanti a mangiare. Dai di Velis City, cuccia 21:38, mangiucchio pian pianino, però non posso perdermi questi scenari. Pioggia, pascola libera. Stanotte mangia tutto quello che vuole. L'importante è che va a Senegal al camion, che me lasse su. Lago di Valscura. Qua probabilmente mi esce la foto di copertina del video. Mangiato tanto. La chicca della serata è questo. L'abbiamo mangiato, ho dimenticato le crocchette per Ice, quindi ho diviso il formaggio e il pane con lui. È giusto che mangi anche lui. Poi se ho fame ho quello delle scatolette di Simon dal 4, vediamo cosa mi dice. Pioggia sempre là. Solo il vento porta via, non senti neanche il calore. Voilà ragazzi, ho mangiato, ho messo sul caffè. Sono sistemato qua dietro, che è più riparato, che fuori c'è vento, fuori per modo di dire. Aisha là sul muretto che si aspetta per la notte. Vega Sava, bravo. Pioggia, è andato a trovare i vicini di camera alle loro tende. Sono avvicinato qua al fuoco, ci facciamo ancora la birretta. E poi vado a recuperare Pioggia e è là sul sentiero, e poi la faccio vedere. Boh, che dire, qua mi sento troppo wild. A parte che sul camion ho l'adesivo sul Explorer e è una gran bella cosa riuscire a girare da in solitaria. Non hai da rendere conto di orari a nessuno, parti quando vuoi, ti corri quando vuoi, fai il sentiero che vuoi, non discuti con nessuno, io e i miei animali. Non è che sono orso, se c'è da far festa e stare in compagnia, ben venga, però in queste cose qua preferisco così. L'altro pirla di nuovo in là con le pietre. Dai, poi vi faccio ancora vedere l'accampamento quando mi corico. Adesso spogliarsi sarà duro perché c'è un venticello gelido. Comunque. Non so se riuscite a vedere Pioggia, sì, era abbastanza bene questo. L'iPhone ha una definizione che spacca. I miei vicini stanno facendo la passeggiata serale. Fanno cagare queste immagini. Ok,
che ne dite se ci pucciamo dentro il fagottino, intanto ne ho un po' di dolce appuntato nel caffè. Le 22:30, facciamo ancora una videata qua in notturna sul lago e poi vi devo accendere la frontale. Non si vede niente, si vede solo ice. Boh, faremo all'alba domani mattina. Buonanotte a tutti, anzi vi faccio ancora vedere l'accampamento. Ma guardiamo un po' ancora questa insegna, il cartello, cosa dice. Visto che sono qua, impariamo qualcosa di più. Colletto di Valscuro, Bassa del Druso, fatto 25 anni fa. Il rifugio Malinvern, Colletto di Valscuro. 50 minuti di qua, ok, Bassa del Druso dritto, va bene. Oh, l'hotel a 5 stelle, la camera, la suite imperiale a posto. Ice stanotte dorme vicino. Cucciali bucianenga, eh? Non venire sul sacco a pelo perché sennò ti smonto. Lì, fermo. Pensa che onore che hai. Giù, vai dietro. Vai a vedere se ci sono lupi, non rompermi le balle. Fila, fila. Buon, ragazzi, buonanotte. Tanto il video continua, un mattino. Ciao ciao. Buongiorno amici, vediamo la voce come funziona. Sì, funziona. Sono le 5:30. Adesso vado a vedermi se c'è pioggia. Chiamo anche Ice. No, no, non venire dentro, dai. Ciao ciao ciao. Pioggia c'è? Vai a cercare pioggia, dai, vai a cercare pioggia. Dai, stai libero, dai. Vai a cercare pioggia. Dai, sei qua, non troviamo pioggia. Con il lago. Cerca pioggia, va. I miei compagni di camerata dormono ancora. Di pioggia non c'è traccia. Se è andata giù, sono più che a posto. Di pioggia non c'è traccia. Guardate qua che spettacolo, il riflesso delle vette nell'acqua. Ice, pioggia dov'è? E poi mi faccio il caffè e partirò giù, lasciando la sella qua e vabbè. Si vede che il Valmiana è sfigato. Mi si è aperto il cuore perché mi ha sentito parlare. Guardatela qua che arriva. Ciao! Dove eri? Ero già preoccupato, ho detto quella stronza e altri nomi. Oi là, non scappare adesso, eh. Io già. Ciao. Vieni. Vieni. Dove eri? Ho già perlustrato tutta la zona, lì è la casermetta dove ho dormito. Praticamente la strada dove sono arrivato. Adesso la porto in là, la lego. E beh, un'altra prova che posso lasciarla libera, non sono andata giù. Così ho mangiato tutto il meglio che c'era qua. Pipì! Mi segue.
Vieni. Faccio il caffè in tutta tranquillità, adesso gli do una Simmental Ice perché è giusto che mangi anche lui. Ho già iniziato a sbalaccare un po' la tenda, comunque ci vuole mezz'ora a ritirare tutto. Sono quasi le 6, dormito, mi sono svegliato 2-3 volte però, mi sono svegliato adesso che era giorno. Boccone. Dammi la scatola che la porto via. È lì la carne, tu. Buona di tuo pregradimento. Oh, stamattina il covento passa quello. La stronza là parte e va andare giù. Non so cosa c'ha per la testa, parte, andata giù, adesso ritorna e poi vado a prenderla, inizio a sellarla. E mosche, là c'è l'altro laghetto. Voilà che il caffè è salito, sono le 6, un po' di croissant dai, la manca di forza, pioggia sempre là che stiamo mangiando la Simmental, tutto a posto. Venissi poi anche su, anzi di farmi correre fino là. Sono già stato più preoccupato adesso in un quarto d'ora 20 minuti che ho tutta la notte, molla, perché mi sta studiando, non so se vuole girare via, fame non ho fame perché ha mangiato tutta la notte, sta lì a cazzeggiare e non è proprio vicina, eh? Guardate che giochi di colori, luci e ombre, che fa il sole. L'ottavo qua, il lago qua, questo è l'inferiore, viene alimentato dal superiore che sarà sopra l'altra caserma, devo guardarmi la cartina, probabilmente lassù. Fa una conca. Faccio ancora a vedere il mio letto mentre sbaracco, toh. Sottosella, erba tagliata come materasso. Giacche, giubbini, come cuscino, di solito usavo la sella però, andava bene così. Uno di voi mi aveva anche chiesto che sacco pelo avevo, niente di che, in piuma, arriva a meno 9 gradi, e un sacco a pelo che ha 25 anni, spettacolare, io l'ho mai chiuso, lo uso sempre solo da coperta. Una volta chiuso la piuma si comprime, rimane nell'altezza della bottiglia della birra. Però là l'altra pirlona, a non chiamarla, sta arrivando su da sola. Io non l'ho cagata, sono arrivato da sola. Ah, smola, attacca nella Mattia Sesore con le pere. Vai a prendere pioggia, va. Guardatela là dove è andata, sta prendendo la mulattiera per il questa. Se deve allontanarsi così. Che bello che ho sistemato tutto, adesso vado a prendere, mettiamo gli scarponi stamattina, giù, vai, smolme.
abbiamo impacchettato tutto e vado a prendermela, selliamo. Via, andiamo a recuperare pioggia. Tornate indietro. Vi lascio scorrere le immagini, così potete notare da clip di prima il sole quanto si sta alzando in fretta. Mezz'ora illumina il lago. Hanno ruderi di casarme, di fortificazioni, reticolati raccolti qua. Lì, trulla trulla, aveva tutta l'erba che voleva. Ciao! Allora, com'è l'erba qua al Valscura? Tutto a posto? Sei furba, te? Vieni, dai! Foto di copertina questa, Ice, vieni. Un po' abbiamo giocato, andiamo a mettere la sella, dove sei? Andiamo a mettere la sella, giusto? E partumma per il Valmiana. Che sia la volta buona. Qua è il pacco di ricarica, il power bank ha funzionato, vedrò di sistemarlo, incollarlo. Via, questo è quello che rimane del mio accampamento, il mio letto, tutto ok. Allora, mettiamo quello l'Acamur e partiamo. Ora una videata qua a bordo lago, pioggia continua a seguirmi, non riesco neanche a filmarla. Ma dai, va! L'altro sposta ancora due pietre qua al Valscura. E parto, ma dai, ferma lì e ferma un attimo. I ragazzi là nelle tende dormono ancora. Boh, possiamo dire che la nottata è andata, ma dopo tombe. Ecco, fate un giro, va. Ice, Duma, dai. Ale, ehi, dai. Avanti, sono le 7, 7 meno 5, procediamo per il Valmiana. Ti sei preso le redini, bellissimo, pareva sden via. Ciao Valscura, passeremo poi oggi pomeriggio se va tutto bene di qua, perché di qua c'è la mulattiera che porta al Questa, che è quella lì a bordo lago, che va su lì. Di qua mi pare che dia un'ora al Questa, tanto adesso è presto, penso che due ore e mezza, adesso guardo le indicazioni, dovrei essere su zona Valmiana. Stamattina pioggia carica,
l'erba qua era ricca di proteine. Quella pietra lì, fermo pioggia, sembra che ci sia un rubinetto aperto. Di sopra c'è il laghetto, ci sarà una falda e spara fuori acqua. Allora, Colle di Valmiala, 2 ore e 45, Livio Bianco 5 ore. Io penso che in un'ora e mezza siamo su al colle, se tutto procede nel verso giusto, non come l'altra volta. Adesso c'ho bene in testa i vari passaggi, mi sono chiarito con Livio del Livio Bianco. Ok, dai, pioggia, dobbiamo andare da lì. Ci sono i passaggi, quelli belli, quelli mozzafiato. Ne documenteremo solo alcuni, perché intanto il video è fresco di venerdì, tutta questa mulattiera. E andiamo al Valmiana. Dai. Ma se lei vuole andare giù al camion, allè. Dai. Non hai ancora capito che andiamo al Valmiana? Stai già fai lesi tutte le cartine di sto mondo. I laghi di Valscura alle spalle. Sono passati appena venerdì. Cioè, oggi mi sembra un altro paesaggio di nuovo. Vuoi per l'orario, vuoi per tante cose. Mi ricordo bene questo passaggio. Non mi ricordavo tutti i tornanti della mulattiera arrivare fin qua. Mi ricordo benissimo gli strapiombi che andiamo ad affrontare. Qua andiamo di nuovo sopra il vallone del Valasco. Questa adesso è di nuovo al sole, non lo vedo. Devo guardare bene, senza te. Ah, è lassù. Se pioggia si ferma a fare lo spuntino. Faccio una zoomata su questo. Ferma pioggia. Ferma. Ferma. Allora, il sole lo sta illuminando fortemente. Allora, zoomiamo, 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 zoomiamo. Eccolo lì, questo. Non so se riuscite a individuarlo a sinistra di quel costone lì in ombra. Sì, ma io di qua arrivare al questa, la mulattiera passa lì sotto, ci vorrà mezz'ora. I cartelli e le indicazioni danno un'ora, ma è molto molto veloce. E pioggia Numa, allì. Siamo con gli strapiombi, muri franati. Qua dobbiamo passare vicino a quel puntone di quel masso lì caduto sulla mulattiera. Lo spazio è di appena 60 centimetri, vai pioggia, qua si muove una pietra, andiamo giù, benissimo, qua abbiamo tutto lo spazio che vogliamo, ma lei deve passare sul bordo. Lo so che qualcuno mette il pannolone, guardate qua, che il sole bacia i brutti, io stamattina sono le 7, sono già baciato, ma che figata, intanto i belli sono baciati da tutti. Andiamo di nuovo in ombra. Qua il camoscio che sta salendo, non so se si vede. È l'ora di pascolo questa. Andiamo lassù. Guardami, guardami, non c'è il fucile, guarda lassù, sopra tre. Andate a nascondervi, dai, non c'ho il fucile. Vai, vai. Sempre là che mi stanno guardando, vanno su.
pioggia. Allora, ho individuato anche dal questa il sentiero per scendere, perché lì è ancora in ombra, passa tutto lì da sopra all'ombra e viene giù, attraversa quella valletta, viene avanti dove c'è lo sfasciume, tutto, a parte che è tutto sfasciume, e scende giù in quel vallone lì per arrivare giù alla piana soprana del Vallasco. Perfetto, l'altro giorno l'avevo cercato, non lo vedevo perché era in pieno sole. Ok, andiamo avanti, dai pioggia. Guardate Ice, che spettacolo, guardate Ice, pieno sole, sembra un lupo così. Che pioggia, senz'altro va a dare un'occhiata cosa c'è sotto. Laggiù c'è la piana del Vallasco, abbiamo fatto molto molto veloce, adesso dobbiamo girare tutto dentro quel canalone lì, girare qua dietro e prendere su là per... c'è ancora tutta l'altra valle dietro, questa è una valle morta, boh, devo guardare le cartine, no, pioggia, dai, va dentro, va. Duma, dai, allì, dai, dai, fai solo attenzione a non metti i piedi, no, non indietro, oi, allì, di qua. C'è una caloria anomala a 2000, qua sarò, posso guardare, bestiale, qua saremo a 2.6, 2.7. Vedi dove è finito l'applicazione. Due, quattro, si è fermato, 2.4.22. C'è una caloria che non vi dico. Poi come passa in ombra, freddo, ma è una sensazione di un caldo afoso, umido, non lo so, non è normale. Logico che poi fa disastri, grandinate della Madonna, spacca tutto, bombe d'acqua. Un po' tessio. Ah, stamattina ho messo gli scarponi, eh? Dai, pioggia, va avanti. Dai, che si le brutte. Dai. E passare da sopra? No, va bene da sì. Ok, decidi tu, fai tu. L'importante è che andiamo avanti. Passaggino di 60 centimetri, lo scarpone mi tocca la roccia. Ferma, ferma, che faccio vedere il Vallasco, eccolo laggiù. Ehi, dove va? Siamo di nuovo, nuovamente, sopra a quel magnifico laghetto. Allora, Ice, Duma, guardiamo se ci sono camosci qua. Niente, sono tutti dall'altra parte, non ne vedo nessuno. Vicini al laghetto, non penso che abbia sete perché stanotte aveva acqua a volontà, e continuiamo per la nostra mulattiera.
e 7, non credo. Vai, va. Duma. Lei vuole tornare indietro. Di là. Vale. Siamo di qua a uno di nuovo, a uno di quei passaggi tosti su lastra marmo, deve mettere bene i piedi, non scivolare, ok, qualcosina ha scivolato perché comunque dalla ferratura dell'altro giorno già di nuovo fatto un po' di chilometri, i chiodi si consumano e lavora sulle puntine di vidia. Il primo giorno di ferratura è maniacale, andresti su per le pareti di vetro. Brava pioggia, prendi fiato che procediamo. Ice dove passa, noi dobbiamo seguire. Lascio fare come sempre a pioggia. Dai. Va. Bene, bene. Ok, perfetto. Prenditi fiato. Non vedo l'ora di arrivare in ombra, a diversità dell'altro giorno che c'era, usciva la nebbia, era freddissimo. Oggi vi dico temperature anomale per l'ora, perché sono le 7:30, 8:15 e l'altitudine. Da, ti manca il fiato. Non mi sono ancora denudato, aspetto di arrivare, ho tutta la zona in ombra là, ho lì fino a mezzogiorno, il sole non lo becca. Pietrone, passa sopra, va, dai, allì, dai. No, perché se no è troppo stretto lì vicino alla pietra. Allora, se non erro, allora, proprio sotto il sole c'è una spaccatura, una U lì. Lì è il col di Miana, devo raggiungere quello per proseguire ancora, c'è una conca, da lì devo oltrepassare il punto che ho sbagliato l'altro giorno, la prima mulattiera per il Val Miana, e raggiungere la seconda. Sono studiato attentamente la cartina nuova. Quando vai in luoghi nuovi che non conosci, purtroppo, almeno per me è così, ci saranno quelli che non sbagliano, però passaggio qua da non sottovalutare, le borse mi toccano la roccia alle spalle e giù comunque c'è il vuoto. Una cosa da valutare sempre molto bene quando ci sono i passaggi vicini alle pareti di roccia, così sentiero stretto, strapiombo, in questi luoghi molto esposti, bisogna ragionare con la testa del cavallo o del mulo, per il fatto che loro sanno le dimensioni del proprio corpo e noi sopra gli mettiamo la sella, abbiamo le nostre gambe a fianco della loro pancia, abbiamo le borse, borsone, quindi allarghiamo di 30 centimetri. Qua ci sono già due ragazzi che camminano, si sono alzati anche loro di buon'ora. Ragazzi, di dove siete? Di Grosseto. Grosseto, grandi. Cosa ne dite qua del Piemonte, della provincia di Cuneo?
Si fa l'alta via dei re, si prova, anche se con deviazioni. Io lo dico già adesso, in anteprima, questa mulattiera del re, se riesco ad arrivare a Valmiana oggi, la chiamerò dal re a Deggio la mula. Perché mai più passato nessuno dalla seconda guerra mondiale con i muli, non è mai più passato nessuno. Mi sono documentato con gli storici dei cavalli. Comunque, buona passeggiata. Quanti giorni vi fermate? Fino a sabato. Da dove siete partiti? Proprio da Sant'Anna. Ah, ma il primo giorno? Oggi è il secondo. Ah, ok, ok. Oggi è il secondo. Buon proseguimento. Adesso andate al rifugio questa. Sì, però mi sa che deviamo, andiamo a Mercantù, facciamo un pezzo di Mercantù e poi torniamo al questa. Sì. Ok, buon proseguimento. Salutatemi la Toscana. Va bene. Ma arriverò anche lì. Sì, sì, coi butteri. Arrivo. Ci si aspetta, vai. Ciao. Questa è Valrossa. Ci sono i laghi inferiori di Valrossa. Noi procediamo per Costa Miana. E dico, ho memorizzato tutti i passaggi. Sbagli una volta, poi ti fai furbo qua nel microchip sotto i capelli, quei pochi che rimangono. Comunque non vedevo l'ora di passare in zona d'ombra, nonostante l'orario, ma adesso fa freddo, tira un vento e via. Adesso guardiamo ancora le indicazioni. Comunque questa è Valrossa. Sì, pioggia, il passaggio è questo. Dai. Qua dobbiamo passare fuori perché il ponte è stretto, ti ricordi? Dai. Vuoi bere? Beviamo. Non vuoi bere? Andiamo. Dai. Vai. Su, ok, adesso abbiamo un po' di tornanti, un po' di serpentina, poi tutto il traverso di Costa Miana. Questi percorsi, essendo stati tracciati, come già detto ieri mentre salivo, per i cavalli, per i muli, hanno tutti, dai, pioggia, fermatene, una pendenza abbastanza costante, tranne qua questi tornantini, quindi sono molto molto lunghi per il fatto di non fare pendenze elevate in pochi metri. 8:15, tutto procede per il meglio, siamo a qualche centinaio di metri dal colle di Costa Miana. Questa è Costa Miana, mulattiera nei detriti, i muri sono un po' franati, comunque molto percorribili. Non so quanto riesco a farvi vedere di qua, lì il rifugio questa. Oggi andremo a vederlo, davanti è sul lago della Portet. Qua di fianco è il lago del Claus e ci passiamo poi proprio lì con la mulattiera. La mulattiera, non so se riuscite a vedere, con la traccia un po' più rossiccia che arriva, no, quella rossiccia è quella che ho fatto io prima su questo costone che ho appena percorso. Non si vede, l'altra è dietro lì, questa, ecco lì è la valle di Valscura. Eccoci giunti al colletto di Costa Miana, che l'altro giorno al ritorno ho visto che all'andata non l'ho visto perché rimane nascosto qua dietro a destra, c'è scritto con lo spray Colle Miana.
adesso la pioggia va avanti, va lunga di qua al sentiero, ma ti lascio andare a vedere, tanto di qua non vai da nessuna parte, perché non vai da nessuna parte, diruppi, pioggia, fermati. Allora facciamo la zoomata che riesco a vedere meglio. L'altro giorno lì davanti c'è l'indicazione, c'è il bivio che mi mandava su per il Valmiana ed è quello sbagliato, colpa mia, colpa dell'indicazione. Io devo scendere ancora giù di qualche metro e poi mi cercherò l'altra deviazione. Probabilmente devo passare o dietro, no, quel costone là mi sembra impossibile. Probabilmente sarà questa valletta qua dentro. Comunque andiamo a vedere se riusciamo a arrivare al Valmiana da questo lato. Dovrei andare lassù, ferma pioggia, dovrebbe essere là. Quello lassù è il matto, se non sbaglio. Andremo poi anche a vedere il matto. Valmiana. Ehi. E questa è la spaccatura in mezzo alle rocce che vi ho fatto vedere prima zoomando. Ehi. Ehi. Il sole di fronte, non riesco ancora a individuare la mulattiera dove si va a prendere. Devo raggiungere Punta Grave Iretta e probabilmente questo vallone lì dietro non riesco a vederla. Andiamo avanti, così quando ci avviciniamo senz'altro lo individuiamo. Ho smontato perché tanto devo fare la pisciatina. Comunque sono arrivato là dal colletto di Miana, Costa Miana, e questo è il bivio incriminato. Colpa mia, colpa, boh. Allora, colle di Valmiana mi manda in quella direzione che ho fatto io. Qua siamo in un incrocio e questa è la mulattiera che scende al Vallasco. Il mio istinto animale mi dice che devo andare a 3000 metri, quindi prendo su dove c'è Ice lì. Vedete che Ice va su. Qua la cartina era esatta. La colpa è mia e di come è posizionato il cartello. Perché io adesso devo scendere e andarmi a cercare l'altro bivio, quello esatto. Quindi qua ci sarebbe da dire a chi segue la segnaletica per questi posti, non è che sei a 10 minuti dalla macchina, ma sei a un giorno di cammino e uno sbaglio così ti costa caro, ti porta addirittura di dormire fuori perché non raggiungi i tuoi obiettivi. Sarebbe da rivedere un attimo. Qualche passo a piedi, intanto siamo in discesa. Per me d'ora in poi è tutto nuovo per arrivare su al Valmiana, sempre che ci arriviamo. Dovrebbe, non so di quanti metri scendo, non ho guardato la carta. Comunque intanto c'è solo quella deviazione. Non ho ancora capito dove andiamo a passare, senz'altro è quel vallone lì, però non riesco ancora a individuare il percorso. Rocce su rocce, non è detto che si passi. Qua scendiamo giù per cresta, adesso di qua dovrei capire qualcosina in più, senz'altro. La mulattiera prende dietro a quel costone lì, non c'è alternativa, perché su quelle rocce là è impossibile che vada, prende su in questo canalino dietro a questa roccia qua.
che ci avrà anche un nome, dopo guardo poi la cartina. Il mio fiuto mi diceva lì, allora passiamo lì sotto la roccia, andiamo avanti così, la vedete là, e andiamo su lì dentro in quella valletta. Grazie, buona la pioggia, grazie Tene. Questa che vedete qua sotto, quello che potete vedere, è la mulattiera che sale dal Valasco, che è impraticabile, tutta franata, mi è stato riferito da Livio, del Livio Bianco. Questo è il bivio esatto che io devo prendere, vediamo cosa dicono le indicazioni. Laghi di Valrossa 50 minuti, Valoscura 2 ore, poi vi dico anche quanto ci ho messo, il Questa 3 ore. Allora, Livio Bianco 3 ore e 30, Colle di Valmiano 1 ora e 15, io penso che in mezz'ora, se tutto funziona, siamo in punta. Più è ripido, meno tempo ci impiego. Pioggia inserisce le ridotte, il 4x4, saliamo su in terza e quarta ridotta. Andiamo a vedere cosa cosa ci offre il Valmiana da questo lato. Andiamo su, dai, pioggia, spuntino e si riparte in sella. Partiti subito bene, fasciumi, comunque molto, no, bello, bello, stabile. A volte negli sfasciumi così è tutto un muoversi di pietre, di ghiaia. Comunque ho visto lì nelle indicazioni della pallina segnaletica Regione Piemonte, Parco Alpi Marittime, quindi sono loro che si occupano della segnaletica. Faccio un appello alla Regione, che poi ci sarà altro da dire, vediamo come va avanti la mattinata con la Regione. Ho già un mezzo discorso in mente, non vi anticipo nulla. Gira pioggia, dai, 3,60, via, non vi anticipo nulla, voglio fare un appello al Parco Alpi Marittime, quell'indicazione che vi ho fatto vedere precedentemente è molto importante per non indurre camminatori o chiunque a sbagliarsi, perché se arrivi di qua sotto dal Valasco non hai problemi, perché arrivi lì, ti vedi il Valmiana su e non puoi sbagliarti. Se arrivi, come ho fatto io, dai laghi di Valscura, dal Questa, incorri in questi errori. Grazie per la comprensione. Qua la vedo dura e impegnativa, ma finché così, niente di che. Vai, pioggia, gira, torna, de brut. Ale. Il naso gli raschia nelle rocce perché c'è la pendenza. E qua i pendii ci sono. Saltino di roccia, adesso devo valutare se scendere o lasciarglielo fare, ma glielo lascio fare. Dai pioggia, su. Ehi. Ok. A volte arriviamo lì con l'animale, se così si può chiamare, ma non direi, col mulo, la mula, e ci spaventiamo più noi di loro. A vedere un salto lì di roccia in salita, se sbaglia qua ti cappotti, lo raccogli a pezzi, però ripeto, è più un problema nostro da conduttore. E pensa, allora, io sono da solo, decido io conoscendo il mio animale. Fossimo già in due, sono sicuro che l'amico inizia a dire no, ma dai, ma lì passiamo là. Comunque, ognuno deve valutare in base alle proprie esperienze e in base al cavallo o al mulo che ha con sé, che conosce, che sa i suoi comportamenti, i suoi limiti.
pietraiona, pioggia, c'è il sentiero, dai, non guardare Ice, ecco lì, dai, su, non mangiare, dai. Dobbiamo andarci a piantare lassù, in quelle rocce. È ancora lunghetta, non riesco a individuarla, non riesco a individuare il percorso. Andiamo avanti e vediamo. A prima vista sembra impossibile dover riuscire a passare in questi posti, invece è tutto molto ben tracciato. Vedete le pietre, la massicciata. Curiosità è sempre più grande. Guardate che serpentina che si snoda qua nella pietraia. Ehi, trovo dei blocchi enormi, dovrei riuscire a salire. Se non è franato niente sul sentiero, sulla mulattiera, non dovrei avere problemi. Ieri addirittura ho provato, oltre con la cartina, dai pioggia, va, non perdiamo tempo, io chiacchiero, tu vai, dai, che qua la vedo dura, dai. Da Google, da Google Earth, a cercare la mulattiera, però quando zoomi tanto rimaneva sgranata, era impossibile da capire dove passava. Qua rimaneva mimetizzata completamente nello sfasciume. Guardate lì che c'è un muro di 2 metri per contenere il tornante, ma che capolavori che hanno fatto. E questa non è opera della prima e seconda guerra mondiale, ma è opera del re. E Non so se l'ho fatto notare l'altro giorno, allora, salendo dal Valasco c'è tutta una doppia mulattiera, una che va su più, che tira di più come pendenze ed è la più vecchia, senz'altro opera del re. Poi c'è l'altra con gli ampi tornanti, e i muri a secco e tutto, un raggio, diciamo, del tornante sugli 8-10 metri anche, e quella è opera del genio militare, quindi prima, seconda guerra mondiale. Questa è opera del re sicuramente. Comunque, più vado avanti e più il dubbio sulla fattibilità dell'impresa cresce. Ehi, non sto vedendo tracce se non rocce su rocce. Probabilmente dobbiamo, adesso mi guardo la carta, se va a scollinare dietro a questo costone qua. Ma granito vivo, ma lo sentite, non uno scivolone. Qua abbiamo sto mega pietrone di nuovo da passare. La pioggia, ok, punta bene i piedi, le punte di Vidian sono fantastiche. Stavolta ho fatto bene a farle mettere su 3, anche una centrale. Vai pioggia, li ha barchettati leggermente i ferri di modo che riesca a puntare meglio e fa maggior sforzo in salita, cioè fa maggior forza e sale meglio. Adesso c'ho il sole di fronte, senz'altro non andiamo in quel vallone lì da come vedevo da basso. Dobbiamo raggirare tutto questo costone che si chiama, cioè, Punta Graveiretta, e poi da lì
puntiamo dritto sul Valmiana. Non riesco a vedere le tracce, ma senz'altro andiamo lì nella zona d'ombra dove c'è il sole che mi abbaglia. Senz'altro, strada facendo si vede meglio. Abbiamo roccia su roccia, sentiero a mulattiera va dentro le rocce. Boh, la curiosità è sempre più alta. Penso che anche per voi che state guardando questo video, io mi auguro che lo guardate in TV. Allora, gli ultimi aggiornamenti di YouTube, io lo vedo da YouTube Studio, dove mi dà tutti i grafici delle visualizzazioni, un po' di tutto, dei minuti di visualizzazione o altro. Esce anche oltre da dove arrivano le visualizzazioni, se da direttamente da YouTube, dai consigli di YouTube, da sorgenti esterne quali i vari social, oppure da motori di ricerca diversi. Ecco, adesso sono in zona ombra e la mulattiera, come previsto, va a raggirare, come lo vedevo dalla carta, praticamente va a passare là dietro e poi prendo su la valletta di Valmiana. E dicevo, gli ultimi aggiornamenti sono che il 16% delle visualizzazioni viene visto in TV, perché comunque con la TV, logico, ci vuole tempo, perché è come andare al cinema, con Deggio la Mula, video da 100 minuti, più o meno nella media di un film al cinema. Comunque è così. Chi piace piace, chi non piace non guarda. Cioè, ad esempio, io avrei voglia di guardarmi tanti canali, seguo diversi, anche gente che va in montagna e tutto, però non ho mai tempo, non ce la faccio. Ce n'è uno che fa dei bei video, però c'ha il bastone con che sorregge il telefono, fa sempre vedere il suo faccione, come se io girassi il telefono al posto di vedere questi panorami qua su Deggio e vedete il mio faccione che parla, dico cazzate e non vedete il paesaggio. E Deggio adesso a guardare voi arriva qua in una strettoia che pioggia passa a malapena, 30 centimetri, stringe le chiappe e passa. Qua da sotto era impossibile a vedere che ci fosse il sentiero, era impossibile in una pietraia del genere capire dove fosse il sentiero. È bello tosto, eh? Dai, pioggia, qua c'è un'altra pietrona, gira, scavalca, ok. Dalla carta era super precise, le indicazioni erano ottime. Ehi, qua lo sfasciume non è tanto stabile. Ah, che spettacolo, ferma, madonna pioggia. Questo dovrebbe essere il Matto, se non erro, che domina proprio la piana del Vallasco. Ma che roba! Vai, pioggia, Duma! Dai, di qua a sinistra, brava, va, madonna, fa scagliare a colpi. Ho i piedi sullo strapiombo. Dai! La curiosità è sempre più forte. Penso anche per voi. Continuo a vedere solo rocce su rocce, però sono fiducioso sull'operato del re nel seconda metà del 1800, 1870, 60. La pioggia si ferma a riprendere fiato. Allora qua, quando c'è l'erba, mi consola già. Vedo lì una pallina indicativa, andiamo a vedere se è con la punta già di mirietta, com'è, non mi ricordo già. Olivio Bianco, 2 ore 30, fermati un attimo, pioggia,
Colle di Valmiana a 30 minuti, questo mi consola molto. Non ho guardato quanto ci abbiamo messo ad arrivare qua, comunque. Ehi, lì. Ho riuscito a individuare la traccia della mulattiera, passa lì in quel ghiaione. Saliamo lì su quella vetta, sarà quella che ho detto prima, leggendo la carta. Penso che sia una di queste cimette qua. Ok. La cosa mi consola e tranquillizza. Di nuovo girare su un dirupo. Qua il vuoto c'è veramente, è giù a picco proprio. E pioggia. Dare un'occhiata alla cartina, io sono qua verso Punta Gravietta, penso che sia questa qua sopra, Col di Valmiana rimane dietro lì, il matto dovrebbe essere quello laggiù dietro che c'ha la croce, non è questo qua il primo, però qua dalla carta non sono capace a leggere, qua mi dà solo una cima. Cima Cugne 2400, il motto là dietro in lontananza mi sembra più basso, però sarà così. Visto che sono fermo, mi è venuto in mente una cosa sulla ferratura. La pioggia si muove, vuole andare su, ve la dico poi dopo. Si fa sempre più impervio, la massicciata è abbastanza con pochi grandi. Qua c'è da fare un saltino. Pioggia passa all'esterno, è normale, lascio che fiuti lei il percorso migliore da appoggiare i piedi, qua altro masso, dai, piano, piano, dai, perfetto. Il discorso della ferratura in questi posti è importantissima. Bisogna abbandonare, ecco c'è la neve, anche pioggia penso, no? È lì qua il sentiero, dai. Vuoi mangiare anche un po' di neve? Mangia anche un po' di neve, dai. Allora scendo, te la do, no? C'hai che ti dà fastidio? Mangiate tutti e due, dai, ce l'è per tutti. L'ho rotta, così riescono a mangiarla, mangio un po' anch'io. Boom. Bravi, ti rinfreschi un po', così vi faccio vedere la ferratura. Allora, dicevo, il discorso importante, secondo me non bisogna più seguire le regole, facciamo l'anteriore. Vedete, il ferro arriva qua, di norma dovrebbe arrivare qua, 2 centimetri oltre, però se lo teniamo lungo, come dicono le regole, siete sempre senza ferri. Non allargarsi più di tanto dalla parete dello zoccolo, perché in queste mulattiere li staccate, ma bisogna fare 2 ferrature nel percorso che ho fatto io oggi. Idem il posteriore tagliato a filo, ripeto, bisogna abbandonare le regole e questa è esperienza. Io, allora, se la ferratura è nuova e tutto, riesco a fare un mese, usuro proprio i ferri come avete visto l'altro giorno nel video della ferratura. Se avessi il ferro lungo le staccherei ogni uscita. Comunque potete vedere che pioggia non è sudata e ripeto, per fare questi percorsi ragazzi non basta allenare i cavalli a fare i 30 km in piano, in pianura o la mezza collina, perché qua si parla
di un tiro di 2000 metri di dislivello, e non è poco. Non so se riuscite a vedere tutta la serpentina della mulattiera, che dal basso non si vedeva. Non è che ha delle pendenze indecenti, come succede a volte, come io andare su al Carsogno, al Maniglia o altri 3000, però è lungo e i 2000 metri di dislivello ci sono. Caduti giù dei blocchi, però si riesce a passare bene. Ok, brava pioggia. È tutta una serpentina di tornanti, bravissima. Gira di qua, non seguire Ice, dai, vale. Gira, brava. Allora, siamo a 2879, boh, 100, un centinaio di metri e siamo in vetta. È ancora lunga perché è tutta una serpentina, comunque si va su bene. Qua non si scherza di nuovo, gira, eh. Ok, brava, gira, dai. Perfetto, vai. Ice sta seguendo la traccia e pioggia, il naso gli tocca le pietre davanti, qua non si scherza. Gira. Con grande soddisfazione, questo, se non erro, è il colle di Valmiana. Ci sarà ancora un leggero traverso, però qua c'ho solo più poche rocce e il cielo. Dovrei essere al colle di Valmiana, perché conoscendo lo sfasciume, dove l'altro giorno sono andato all'anticima 2998, eccoci giunti al colle di Valmiana. Qua adesso continuo a parlare e posso dire che ho ripreso un libro di storia fermo da, diciamo, dal dopoguerra, dagli anni 50, e da tutte le testimonianze raccolte, come ho già detto nei giorni scorsi, nel video di ieri, più nessun quadrupede ha fatto questo colle che dal Livio Bianco può raggiungere il Questa. Allora, la tappa sarebbe da Sant'Anna di Valdieri. Adesso pioggia, ti fermi qua al colle, non andiamo più all'anticima, vediamo se riusciamo a telefonare a Livio. Che anche per lui è una soddisfazione, per me è ancora più grande. Comunque, fermati qualcosa, pioggia, ferma. Ui. Boh, fammi chiudere un attimo, fermo, scendo e andiamo avanti col discorso. Allora, palline lì, colle di Valmiana. Allora, dicevo, tutte le testimonianze raccolte, questo percorso che mi autorizzo a battezzarlo e inaugurarlo oggi 11 luglio, sono le ore 10 mi pare, io, pioggia e Ice, a intitolarlo Le vie del re di Degio e la mula. Praticamente ho ripreso in mano un libro di storia fermo alla seconda guerra mondiale, agli anni 50, che dopo gli ultimi muli che erano passati di qua non è più passato nessuno. Non è niente
impensabile a farsi, perché anche se io ho un mulo ma avessi il cavallo lo faccio lo stesso. Allora, un'altra cosa che voglio farvi vedere, guardate se vedete una sbucciatura negli arti di pioggia, perché il mulo, questo è proprio una differenza sostanziale che ha col cavallo, ha una tranquillità nel muoversi che è imparagonabile al cavallo. Allora, andiamo avanti col discorso. Dicevo che praticamente oggi si è scritto un nuovo capitolo della storia dell'equitazione dell'alta montagna. Adesso devo correre e andarmi a recuperare pioggia, spero che si fermi a mangiare lì da qualche parte. 11 luglio 2023, Degio, pioggia e ice. E da questo colle voglio tirare in ballo gli amici politici, le aziende del turismo, da Mauro Bernardi dell'ATL di Cuneo, che è il successore di Paolo Bongiovanni, Paolo Bongiovanni adesso in regione, a Matteo Cagliasso, Paolo De Marchi, Marco Protopapa, nonché Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, perché ci conosciamo tutti personalmente, abbiamo sempre solo fatto mangiate assieme, oppure io ho ascoltato i vostri discorsi politici per prendere voti alle elezioni. Degio vi ha sempre sostenuto, anche il sindaco di Fossano, che alla fiera quest'autunno abbiamo parlato, avrei piacere che a nome della provincia o l'ATL o la regione Piemonte che mi mettessero da parte un gettone per andare alla Fiera Cavalli Verona, andare a portare alto il nome delle nostre montagne, della provincia di Cuneo, della regione Piemonte, alla Fiera Cavalli di Verona 2023. A parole tutti quanti, e dico tutti quanti, partendo dal sindaco di Fossano e agli altri che gli ho parlato, sì, vediamo ufficio di qua, ufficio di là, però a oggi nessuna risposta. Addirittura il sindaco di Fossano non mi ha mai dato una risposta dopo che doveva telefonare all'ufficio proprio del turismo in regione e quant'altro. Queste cose dispiacciono, perché a quattro occhi tutti bravi, tutte promesse, io non sono così, io parlo e poi faccio i fatti. Gradirei proprio di partecipare alla Fiera Cavalli di Verona, rappresentare la provincia di Cuneo nonché il Piemonte, visto che sto girando dalla Lombardia al Veneto al Trentino, come Degio la mula a Porto Gialte, penso il nome, figure non le faccio fare a nessuno, e quindi quando siete in riunione fateci un pensierino a Degio e la mula pioggia. Grazie se mi ascolterete. Me la merito o no la birra qua a 3000? La lasciamo partire da sola. Brindiamo a questa pagina di storia che hanno scritto Degio, la mula e Ice. Volbe, Ice, lasciami ste che dopo perde la registrazione della nata che salta via. Volbe, sei contento? Sì, va bene, ma va bene. Dai, bugia clabutta, va, diamogli una mano. Voilà, con birra paese a 3000 metri. Si sta godendo il suo meritato riposo, bravo, dormi un po', va che ne hai bisogno. Mi dispiace, ma mi sa che se continuo così con il muovermi tanto lo dovrò mollare a casa, alternare
le uscite, perché se no mi dimagrisce troppo. Dovrò sentire un veterinario, vedere il tipo di alimentazione da dargli. Un qualcosa di più nutriente. Madonna, ma quanto è bella la mia mula là, che mi guarda cosa sto facendo. Sto cercando il segnale telefonico per poter contattare Livio dal Rifugio Bianco. Livio Bianco. Sono riuscito a sparare 2 o 3 messaggi, però lui lì c'ha solo la rete fissa e qua il segnale è molto molto precario. Mais ha visto qualcosa. Ci sono due camminatrici, si saranno spaventate. Adesso le ha viste. Bravo, eh? Controlla sempre, fai la guardia. Se vedi il lupo, avvisami, che qua siamo nella terra dei lupi. Allora, devo dire che non è un problema solo mio di sbagliare queste due ragazze. Sono arrivate qua, mi hanno chiesto se erano per il matto, gli ho detto mi dispiace deludervi, ma siete al colle di Valmiana, lì è il Valmiana, quindi adesso ritornano giù un po' desolate. Sono le 10:30, sono buone camminatrici. Le ho detto, gli ho spiegato, gli ho fatto vedere da qua sopra più o meno le indicazioni per il matto. Mancano un po' di indicazioni nei bivi questi sentieri. Pensavo di essere solo io a sbagliare, invece vedo che ce ne sono altri. Ma io col mulo sbagliare, cioè, posso dire, povera pioggia, e salgo in sella e parto. Ma per le gambe di chi cammina, e qua non si scherza, qua dormi fuori. Sono percorsi da 15-20 km, qua non puoi permetterti lo sbaglio. Ragazzi, non so se l'ho già detto o non vorrei essere ripetitivo, qua dal colle di Valmiana è tutto, adesso prendo la strada del ritorno, cioè per me non so se riesco a descriverlo, ma è un'emozione unica aver percorso queste mulattiere portando a termine il cerchio, l'anello. Vi dico, parlo, non so se con un mago, con un nodo proprio che ti blocca e ti toglie le parole. Via, prendiamo la strada del ritorno, che voglio passare a questa, quindi mi allunga di un'ora il rientro, però presto, sono solo le 11 meno qualcosa, ho dato le dritte con le ragazze. Via, non mi dilungo oltre. Non voglio neanche più filmare più di tanto, sono giù dal Valscura, voglio arrivare a questa, così ho tutta la documentazione del percorso che ho fatto. A percorrere queste pietraie mi fa sempre venire in mente quello che non era in grado di camminare in questi posti, abbandonava il cavallo, sia lui che la ragazza. Abbandonavano i cavalli per i fatti suoi, che i cavalli erano andati a piantarsi su un dirupo, come hanno toccato con le borse, sono saltati giù, per fortuna c'era solo un salto da 2 metri, non si sono fatti niente, mi ero incazzato alla morte, e questo adesso ha il coraggio di fare il furbo sui social, pensa di prendermi in giro, pezzo di merda, non sei neanche un leone da tastiera, sei un coglione, sei una zecca, un verme, un invertebrato senza palle, pezzo di merda. Ma ci troveremo prima o poi da qualche parte, promesso, e ti darò tanti di quei ceffoni che tua madre non te li ha mai dati, perché sei troppo un pezzo di merda, sei una zecca, un verme,
stupido, occhio schifoso. Esci ancora con un commento sulla mia persona e vengo a prenderti a casa. Voglio far vedere pioggia come si gode i dirupi. E Nanu, dai, vai, fai strada a te. Vai, vai, sfila, dai. Vai da pioggia. Quale aquile hanno il freno e il cestino per le uova? Partendo quota pian pianino, sono rimontato un pezzo che qua spiana abbastanza. Cerco di risparmiare batteria, adesso metto sotto carica perché è già la seconda volta da ieri, nonostante abbia filmato abbastanza. Puttana, ero in sella, guardate lì dove ha frenato sta stronza, lì a 30 centimetri dal dirupo sono saltato giù di brutto, madonna che sbei, già lì sopra nelle rocce veniva giù al trotto in questi posti lei, stronzetta, vuoi andare a casa? Va pia, va, oh, e non spingermi, io fa che sbei. Fa l'empale, mi cave stesande vita. Il motivo perché correva, dovrò passare alla braga, guardate il sottocoda, è andato su, gli sta piegando la coda, gli fa male, quindi veniva giù di corsa. Devo passare alla braga. Ferma, che ti metto a posto. Qua adesso l'ho sistemata. Di attaccare la braga, probabilmente l'unico posto è l'anello qua che attacca sotto pancia e mi dovrò rivolgere a un sellaio, proverò coi finimenti da carrozza se funziona, tanto li ho lì fermi, vediamo, devo proprio mettergli la braga. Ora, mezzogiorno meno un quarto, mi dà 3 ore al questa, vediamo che ora arrivo al questa, è pioggia. Adesso lei parte sparata sulla strada del ritorno. Praticamente questo è il sentiero, come dicevo, che arriva dal Valasco. E qua non c'è l'indicazione per il Valasco, quindi secondo me non è percorribile. Però da sotto in su ci sono. Qua mancano le indicazioni per il Valasco. Non l'ho capita sta segnaletica. Spero che qualcuno mi dia delle spiegazioni. Regione Piemonte e Parco Naturale Alpi Marittime. So che Ice si sia sbocciato. Consumati quindi sul sangue. So che per le prossime uscite, anche se non gli piace, lo lascerò proprio a casa perché sono danno tutto fino alla morte. Devo essere io a fermarlo. Roccia e andiamo avanti. Dovrei essere quasi al bivio incriminato quello che ho sbagliato l'altro giorno. Guarda là il capus. Che cos'è? Allora, peccato. Stamattina un cucciolo mi è partito, non ho fatto in tempo a filmarlo, bellissimo, era un caprettino piccolissimo. Andiamo al bivio incriminato, è vero che è molto discutibile la cosa, a detti del parco, che se io arrivo dal Valscura la mulattiera e la freccia mi mandano in questa direzione, sbaglio, sono solo io lo scemo o qualcosa di vero dico, ok? Perché Valscura è 3000 metri, il Valmiana qua manda in discesa, quindi è abbastanza discutibile, almeno da correggere. Grazie Parco Alpi Marittime. Di Miana è ancora lunga, ma ce la facciamo anche stavolta, pioggia, madonna, vado a volare di Ubandè. Tutto il traverso laggiù, adesso scendo di nuovo un po', va. Un
non sto filmando più di tanto, solo i punti leggermente più critici. Risparmio batteria, se devo di nuovo ricaricare. MTB, sei italiano? Ah, ok. Ciao! Eccoci quasi giunti al Valschera, dove abbiamo passato la notte. Appena luna, abbiamo velocizzato abbastanza. Adesso non mi ricordo più che ora era, quando ho detto ci vogliono 3 ore, boh, avevo calcolato alle 3, era. Boh, vediamo. Madonna, che memoria che hai. Abbiamo deviato dal sentiero, intanto dobbiamo andare sul sentiero, stiamo un po' più in basso, così facciamo i test anche sui ferri. Adesso magari mi blocco qua vicino a questo laghetto o questi massi, no, riusciamo anche a passare qua, va. Questa stamattina non eravamo venuti fino qua. Manca un po' di salto ostacolo, il muretto, dai! Ale! È un po' alto? Ehi! Ale! Hop. Perfetto! Ai, ai, si è caduto dentro. C'era ancora un buco. Questi camminatori che prendono il sole stanno mangiando pranzo, noi non abbiamo più niente. Ciao. Ho oltrepassato il lago, inizio di nuovo a documentare maggiormente il percorso. Vediamo il lago visto un po' dall'alto. Vale. Sempre una bellissima mulattiera, ecco lassù ci sono 2 camminatori. Colletto, ci sono 2 camminatori davanti, li ho già raggiunti. Potete vedere tutta la mulattiera. La larghezza dimostra che la prima parte è tutta franata, qua c'era lo scarico dell'acqua, guardate qua che roba, ma neanche via Garibaldi a Torino è così, ma che roba, e qua servono un casino le puntine di Vidia perché sono tutti lastroni. Opere dell'antica ingegneria. Quella moderna non sarebbe più in grado, non tanto per la mano d'opera, ma per la progettazione. La progettazione degli studiati. Poi subentrano gli ambientalisti che vieterebbero un'opera d'arte del genere, però non è che questa gentaglia, questi scarti della società incrementano alla salvaguardia di queste opere d'arte, no, non puoi far niente. Non
dovremmo essere distanti dal lago del Klaus. Che roba di un'imponenza, sti muri qua, passa poi il Sambrua, 2-3 metri di muro a secco, il muro qua di contenimento per la pietraia comunque cammina male, ci sono dei buchi abbastanza consistenti. Comunque lei è molto attenta, guardate come rasa col naso le pietre. Come vi ho detto, saremo in prossimità del lago perché questa è l'acqua che è troppo pieno del lago, penso. Adesso va a vederlo. No, non siamo ancora al lago, sono azzuffati un po' i due cani perché tutti e due maschi, tutto nella norma. Tanto Ice non fa più danni, è senza denti. Ma non c'è più niente. Questi laghi sono alimentati solamente dalle piogge e dalla neve. Non esistono sorgenti, le montagne sono lì, qualcosina magari c'è ma poca roba. Io già lascio un po' la mulattiera che andava di là, il cane in mezzo ai blocchi, poi magari la mulattiera passa proprio sul lago, però io gli arrivo da questo lato. Ma che bello, ma che roba, ancora la neve a bordo lago. E ce ne sono di nevai. La pioggia, scendi lì, andiamo avanti. Ehi. È bello passare di qua perché la mulattiera passa sì là sul bordo lago, ma poi non vedi questa zona qua. Qua sembrano gli scogli della Sardegna, della Costa Smeralda, non so, del spettacolari, ma spettacolari. Cioè non fosse perché è tardi, oggi il bagnetto ci scapperebbe, ma al mille per mille. Devo iniziare a prendermi dietro un telo. Allora, pioggia, andiamo avanti, che andiamo al rifugio, che sono un dampì da mangiare. Dai, iceberg. Continuo a documentare perché ogni passo che fai ti cambia la visione delle cose. E pioggia avanti. Andiamo a riprendere la mulattiera. Se vuoi andare a bere, vai a bere. Controlla tutto. Ehi, Duma. Del Klaus al rifugio questa 20 minuti. No, io dovrei aver velocizzato abbastanza rispetto alla cartellonistica. Stiamo per abbandonare la vista lago. Dai, pioggia, fermatene. Bye bye lago del Klaus. Se facciamo il trekking fra un po' di tempo ti rivedrò, e se no per quest'anno penso basta. Ritornerò sicuramente. Un bivio, per il questa bisogna salire 10 minuti, lago della Portetta di fronte al questa, lago Fremamorta 2 ore sotto e lago di Valscura, quelli che abbiamo passato. Quindi saliamo al questa, vai pioggia, piasnega adesso, ma sono obbligato. Il Fremamorta lo vediamo poi dopo. Dai.
poco il sole, dovremmo vedere questa e il lago. Dominatorio, una zona abbastanza trafficata questa, dai che ci siamo. Eccola questa. Quel lago lo vedo asciutto, non si vede l'acqua. Il portetto. Un'ampia visuale sulla piana del Vallasco, tornanti sullo strapiombo. Adesso piogge ferma, zoom sul Vallasco. Ehi, domani. Un po' di blocchi non finiscono mai. Era mai. Ferma. Questa è l'altra volantiera. Adesso con la scuola che ho fatto un video. Sventolano le bandiere occitana e italiana. Della Portet, il rifugio questa con vista lago. Ciao! Ciao! Da voi. Allora, no, ma non chiederlo a me, lo chiediamo qua al gestore. Al gestore? Perché alla bandiera occitana che sventola. Ah, no, aspetta che... Perché c'hai la bandiera occitana che sventola? Il significato nelle valli occitane. Ok, quindi ho visto che c'è la bandiera, ma c'è quella della, no, della nazione. No, allora, poi, parli occitano, come lo usati? Capisci tutto, un po', ma che un po'. Quasi tutto. Ma perché a me... Una stronza sui social mi ha scritto che non ero degno di portare questa bandiera. Dai, una stronza bionda. Il territorio a cui si riferisce questa bandiera quale sarebbe specificamente? Adesso chiudo perché sì, poi sì, mi commentano di nuovo di merda perché non so proprio tutto. Non sono... Rifugio questa 2003-88. Ci sono i tafani che rompono i coglioni a pioggia. Questa è la vista del questa. E questo è il lago della Portetta. Vedete il livello è sceso notevolmente in questi anni. A vedere là dove arrivava, che c'è l'erba, la fascia grigiastra. Questo ha perso 10 metri di livello. Io mi pappo ancora la torta qua questa e poi prenderò la strada del ritorno. La mula sul tavolo. Saluto anche Marco e se riesco a organizzare i trekking ci rivediamo presto. Molto volentieri. Comunque adesso sei da dare informazioni, dici Dejo e la mula è passato al Valmiana di qua al Livio Bianco. E non è bellissima, a tratti esposti, blocchi, però si passa. Io non sono sceso una volta da cavallo, dal mulo, diciamo, ok? Bene. Poi ho tutto documentato nei video, ok? Ottimo. Grazie di tutto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Andiamo a documentare adesso la discesa dal questa, quella mulattiera che vedete lì davanti e quella che porta al lago di Klaus che avete visto prima. Cosa dicono le indicazioni? 10 minuti al questa, Portet, passo dalla Portet 1 ora 10, lago di Frema Morta Sottano 1 ora 45, lago di Vascura 50, al Klaus 20, ok, tutto perfetta regola. E noi andiamo giù. La pioggia?
Ah, sandali, pomeriggio con i sandali. Azione dalla mulattiera grande, rifugio Valasco 1:10, Terme dove c'è un camion 2:15. Qua è dove si inerpica la mulattiera che io ho appena passato. Ci sono quelle due camminatrici, passa tutto qua sotto le rocce. Pioggia con Jesus, eh? In Moscou. Doma! Non so cosa posso aver filmato, comunque c'è. Ragazzi, intanto qua sto entrando nella boschina e voglio, non so come dire, che mi fate tutti i ringraziamenti per dove vi porto, per i paesaggi che vi faccio vedere. Il ringraziamento più grande lo devo fare a Pioggia. Guardo dove metto i piedi perché sennò questa mi pesta e mi inciampo. Perché nonostante mi piaccia la montagna e tutto, non sarei qua a quest'ora sotto sole cocente, ci saranno 30 gradi e pioggia, fate sentire, se non fosse per pioggia, se non fosse per pioggia che mi porta a 3000, che mi porta in questi posti, sì, qualcosa potrei fare, però non tutto quello che faccio. Pioggia è sempre più in forma, penso che avremo modo di farvi vedere ancora tanti tanti altri bei video, belli o brutti, comunque il paesaggio c'è. Adesso capite perché sono già quasi come un nordafricano e sudo, ci sono 30 gradi su al questa, c'era addirittura il vento, non percepisci la temperatura, ma quando ti fai la doccia senti odore di pollo bruciato. Comunque battute a parte, è così, grande grande pioggia e grazie, va tutto a pioggia. Siamo giunti qua al bivio, la settimana scorsa e questa è già la quarta volta che passiamo qua. Un'ora, noi ci abbiamo messo 45 minuti, ma sono venuto giù abbastanza sparato, difatti sono sudato ad andare in discesa. Io adesso monto e starò quasi per chiudere il video. Tanto il Valasco l'abbiamo già visto, rivisto e ritritto. Ma aspetto di arrivare al camion, dai. Arrivati ora nella piana Valasco. E neanche un'ora siamo al camion. Che ore sono? Ve lo dico dopo. Ho fatto abbastanza veloce nonostante tutti i dislivelli che abbiamo fatto, sali scendi. Perché non sono solo i dislivelli partenza da 1000 arrivi a 3000, sono i dislivelli intermedi anche da contare. A volte scendi, come stamattina per prendere la mulattiera giusta, perdi 200 metri di dislivello, quindi da quei 2000 vai a 2002, poi c'è un altro tratto, scendi di altri 50 e poi risali, un altro scendi di 100. Quindi ti fai 2300-2400 metri di dislivello in una passeggiata del genere e non è poco. Sono belle che le 16:40, le 5:20. È andato tutto bene. Diciamo che da stamattina di nuovo mi pare alle 7 che siamo partiti. Sono di nuovo 10 ore di marcia, minimo. Mandria di Piemontesi al Pascolo. Non sono tantissime, ma belle, belle, belle vacche.
La pioggia agli alfilli. Acqua a volontà, erba a volontà. Qua ci sono gli asinelli. Come si? Il paint. Curiosi? Ciao curiosoni. Non so se si riesce a capire. Ecco lì, la strada qua è... Logicamente, se si passano con questi mezzi che vanno a pestare questi muri storici col peso che ha sta roba, è logico che fai franare tutto. Questo è un 300 quintali. Cioè, fanno franare i muri, logicamente. Guardate che martellone. Che siamo quasi al camion, che dire, sono arrivato belle che al camion, diciamo i pericoli più grossi sono scampati. Se non ci piantiamo qua in questo muretto adesso, no, scherzi a parte, siamo di nuovo scesi incolumi dalla nostra avventura e Ice sembra che non zoppichi. Adesso quando arrivo a casa lo controllo meglio, gli faccio una doccia, ma senz'altro lo fermo per qualche giorno. Uscirò con Birba e Bob. Vedo cosa andrò a studiarmi domani. Spero che il video vi sia piaciuto come sempre. E posso dire che abbiamo scritto una nuova pagina di storia di un libro che era chiuso ormai da 70 anni. Ciao ciao, alla prossima!